Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come già è stato annunciato precedentemente e adesso confermato nella live, uscirà Big Mom Extreme Defender di colore rosso che cambia ruolo a runner. Allora ragazzi, io non ho ancora letto il personaggio, quindi lo leggo a primo impatto con voi. Lo andremo a analizzare adesso insieme, poi insomma vedremo quanto sarà effettivamente rotta, anche se sicuramente lo sarà, sicuramente lo sarà. Allora, attacco a lungo raggio che infligge speed debuff e chiaramente ha chance di infliggere a flame. Va bene. Con questa skill diventa, insomma, passa a Prometheus e quindi cambia la sua classe con runner. Quindi usando la skill 1, voi il PG passa ad essere runner. Diventa temporaneamente invincibile dopo averlo utilizzato. Skill 2, Mazer Cannon, attacco a lungo raggio con attacchi multipli e knockback effect. Ok, quindi dovrete tenere premuto il tasto quando utilizzate il Mazer Cannon. Ok, Damage Deal ignora la difesa del nemico, quindi indipendente dal punk, dalle medaglie che ha il tuo personaggio, ignora la difesa del nemico, quindi questa mossa ti shotta semplicemente. Diventa temporaneamente invincibile dopo averla utilizzata, acquisisce Attack Debuff Effect a livello 5. Mamma mia, già qua mi sembra veramente qualcosa di brutto. Ok, quando passa a Prometheus, che chiaramente adesso diventa un runner. Skill 1, Undo Mount Prometheus. Attacco a medio raggio con chance di infliggere a flame e si recupera gli HP, bene. Annulla lo stagger per un certo periodo di tempo. Skill 2, Fulgora, attacco a lungo raggio con chance di infliggere shock al nemico. Ok. Ah, ok, knockback al nemico se lo shock non è stato applicato. Annulla lo stagger per un certo periodo di tempo. Bene. Quindi sempre utilizzando la skill 1 in teoria ripassa la versione Defender, però comunque. Ability Traits, allora. Normal Trait mentre è Defender. Allora, ignora il nemico. Può ignorare il nemico il refill del Treasure Gauge. Incrementa il Treasure Gauge. Ok. Quindi incrementa il recupero del Gauge del 50%. Oh, va bene. Non ho capito. In teoria dovrebbe essere. Dovrebbe praticamente. Ah, scusate, che sono un po'. Mi sento un po' spaesato. Allora, anche se il nemico il vostro è nella bandiera, lei comunque ricarica la bandiera del tesoro. Ok, va bene. Incrementa il Treasure Gauge, Recovery Amount e recupera il Treasure Gauge del 50%. Ok, quindi in teoria lo incrementa un po' come Kaido, quindi gli fa la barra in più, da quello che ho capito, così ho capito io. Poi comunque correggetemi sui commenti questo tratto nel caso, se l'ho detto, l'ho spiegato male. Ok, invece mentre guida Prometheus, che quindi è runner, ignora il nemico e cattura il tesoro. Benissimo, ecco, questa è una cosa eccessivamente sgrava. Cioè, lei può catturare le bandiere anche se c'è il nemico nella bandiera. Questa cosa è wow. Non ha senso di esistere. Non ha senso di esistere questa cosa. Questa cosa. mamma mia, assurda. Assurda. Come da capire sono maggiori al 70%, incrementa il capture speed del 50%. Quando utilizzi la skill 1 rimuovi il massimo maximale di HP. No, raga, non ce la faccio, oggi non ce la faccio, scusate. Quando utilizzi la skill 1 rimuove il massimo di HP reduction. Benissimo. Quando infligge danno con la prima o il secondo colpo degli attacchi normali, ha il 50% di chance di infliggere a flame, che durerà 11 secondi. Trait 1. Quando sei nella tua area di tesoro e il Treasure Gauge è l'80% o di più, riduci il danno del 50%. Quindi ok, va bene. E cambia il knockback al down effect. Quando sei down, annulla lo stagger per 10 secondi, incrementa il suo attacco del 30% per 20 secondi. Ragazzi, questo personaggio può shottare, catturare e difendere. Cioè, fa tutto. Questo personaggio fa tutto. Allora, quando infliggi danni con a flame attivo, una damage dealing a flame infection has been null. Ok, rimuovi le statue. Ok, rimuovi gli status del nemico che si buffano per certo periodo di tempo. Non si applica l'invincibilità e in più insomma, rimuove il buff di attacco del nemico incrementato. Quando
Quando attacchi un nemico inflitto con una flame, riduci il danno del 30% e recuperi HP del 5%. Quando attacchi un nemico con la skill 2, incrementi il cooldown del dodge nemico del 20% e recuperi gli HP e recuperi il 50% del danno ricevuto. Ok, quindi fino a 7500 di HP puoi recuperare. Dopo aver ricevuto danni da un nemico con 50% del massimo dei tuoi HP, riduci il danno ricevuto del 50%. Quindi le può raggiungere anche il 130% di damage reduction. Wow, Big Mom. Wow. Praticamente a riduzione a manetta, cattura come se non ci fosse un domani e poi può anche attaccare tranquillamente. Ormai, cioè, per queste extreme i ruoli sono cose soggettive, cioè, tanto se fanno tutto, cosa cambia che sia defender, runner, attacker? Ok, qua strategia, insomma, qua in questo caso le strategie volevo leggerle perché insomma ti spiegano un po' meglio il personaggio. Allora, un defender che può cambiare la sua classe in runner. Come defender, come runner, Olin ha specialità differenti e bisogna usare le sue skill strategicamente, va bene. Come defender, ok. Olin ignora il nemico e si rifilla il gauge, ok. Insomma, è anche il tratto che it's maximum amount, so keep your eyes on threats good to maintain that badge. Ok, quindi praticamente non ho capito. Lei appena entra in bandiera recupera già il 50% della bandiera, quindi in teoria non è. Scusate, ho avuto una piccola interruzione. Ok, lei quando sta in bandiera ha già 50%. Lei fulla la bandiera, l'area del tesoro già del 50%, quindi non fa la barra in più come Kaido, da quello che ho capito. Come runner, Olin ha il tratto di ignorare il nemico e catturare la bandiera. Vabbè, insomma, quindi vabbè. Con keep changing your class by using a skill. So keep track of your skill cooldowns while fighting. Vabbè, insomma, ti ribadisce il fatto che con le sue skill cambia di ruolo, eccetera. Come utilizzare la skill 1 Heavenly Bonbon? Ok, se la skill 1 attiva la flame, strategicamente usa la skill per attivare i suoi tratti. Quando la skill è stata utilizzata, Olin diventa runner. E lo dicono pure loro, but don't be afraid to use even if you're guarding the treasure. Ok, anche se state bannando dal tesoro, non fatevi problemi, utilizzate pure la skill 1 e passate al runner. Va bene, ok, grazie per la notizia che già sapevamo. Perché anche come runner i suoi tratti del damage reduction sono attivi. Quindi abbiamo un runner, ragazzi, che può arrivare a 130% di riduzione. Quindi tu puoi difendere effettivamente la bandiera come un runner. Mamma mia. E chiaramente quando utilizza le skill diventa intemporaneamente difficile e può dodge gli attacchi automaticamente. No, raga, sto PG non ha senso. Ragazzi, non ha senso. Questo personaggio non ha senso. Non ha senso. Essendo un attacco a lungo raggio, può essere usato per proteggere la tua area e supportare i tuoi alleati. Se viene colpito, i tratti se le fanno recuperare HP. E inoltre ignora la difesa, quindi può usare la sua skill per fare anche KO di skill. Questa skill è anche la mette in uno stato invincibile e insomma, puoi usarla per fartela ritornare indietro, non ho capito. Vabbè, insomma, potete attaccare tranquillamente, tanto il vostro avversario non potrà farlo. Ah, ok, penso è come la skill 2 di Shanks, no? Che il vostro nemico non può impedirvi di utilizzarla, no? La skill 2 di Shanks va a segno per forza, quindi anche questa skill penso che voglia dire proprio questo come significato. Allora. Ok, auto skill 1, undo mount Prometheus. No, scusate. Ok, abbiamo. Ah, ok, quindi questo qua è quando utilizza le sue skill da runner. Mondo Prometheus usa questa skill quando vuoi ritornare a essere defender. Ok, quindi con la skill 1 sempre ritorni a essere defender. Grazie ai suoi tratti e ai suoi skill effect, you puoi rimuovere entrambi il massimo HP reduction e recuperare gli HP e quindi tranquillamente attivare i suoi tratti e i suoi skill. Ok, quindi tu, insomma, in base alla situazione puoi decidere se essere un runner o essere un defender, insomma, come più piace a te. Però a sto punto, ragazzi, personalmente penso che
convenga di più essere runner, ok? Nella maggior parte dei casi, perché potrete catturare le bandiere ignorando il nemico. Avete le riduzioni ai danni quando è in classe da runner, ragazzi. PG Meta Breaker. Chiaramente da defender vi conviene di più quando magari volete shottare e utilizzare il Mazer Cannon, che allora lì siete invincibili quando lo usate, allora lì è comodo essere defender. Però, tipo, se in una partita state no, siete predominanti, no? Cioè avete, che ne so, 3-2, 4-1, ecco, lì puoi pa passare da runner tranquillamente. Se invece allora sei un po' in svantaggio sulle bandiere, allora lì magari ti conviene fare defender. Però varia proprio in base alla partita, è proprio molto situazionale. Però in ogni caso, sia da defender che da runner è rotta e può shottare oltretutto. Benissimo. Come utilizzare la skill 2 Fulgore? Questa è veloce, attacco a lungo raggio che può essere usato per sopportare le linee e anche per i combattimenti ravvicinati. Se sciocchi il nemico, ok. Ah, ok, lo tiri fuori dalla. You can just head off the capture the treasure instead of pushing them. Quindi non ho capito, tira fuori dalla bandiera anche personaggi come King, Oden, Yamato e company? Vabbè ragazzi, questa qua è all-in, PG Metagraker, Ultra Sgrav. Signori, questa è Big Mom Extreme, ragazzi. Allora, ripeto, adesso facendo i conti, no? Ok. Sulla carta il personaggio è Metabreaker, cioè sulla carta, poi chiaramente in partita si riesce a valutare bene come effettivamente, cioè in partita sul campo, sulla pratica si riesce veramente a vedere quanto è performante un personaggio. Però sulla carta, ragazzi, è top, best PG del gioco, è proprio best PG del gioco, cioè veramente cattura, difende e shotta, cioè automaticamente la rende sgrava. Quindi ragazzi, vedremo sul campo. Detto ciò, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video. Mi raccomando, scrivetemi sotto voi nei commenti cosa ne pensate di questo personaggio Metabreaker. Scrivetemi anche sotto nei commenti magari se ho sbagliato qualcosa, se ho sbagliato qualcosa nella traduzione, in quel caso vi chiedo scusa e magari ne riparliamo sotto appunto e ci confrontiamo magari sulle sue skill e sui tratti. Ragazzi, io vi invito a dare un'occhiata a tutti i link in descrizione e noi ci vediamo alla prossima. Bella raga, al prossimo video.